Rieccoci qua, rieccovi, bentrovati al Caraz, fuori un mese, speriamo di meno, paga l'allegridizzazione, come si è allegrizzato, così si è infortunato, fa anche rima, vedete. È una situazione terribile quella in cui si sta trovando la Juventus, con Rabiot che si è tirato un po' fuori dal gioco, probabilmente ha già la squadra per il prossimo anno e si tira fuori, vedete, si è messo all'angolo, tengo questo, tengo quello, farà poche partite fino a fine del campionato. McKennie che si cercherà di recuperare a centrocampo e purtroppo credo che dovremo vedere domenica pomeriggio alle 18 nuovamente Miretti nuovamente. Io credo che lo stadium, se Miretti quando va a fare il riscaldamento oppure quando tocca il pallone, fischiasse, farebbe cosa molto gradita, come se quando Allegri va in campo, due bei, tutta la partita. Te ne vai o no, te ne vai sì o no. Allegri, vaffanculo. Gridare queste cose per Allegri tutta la partita sarebbe cacciarlo, è lo stadium che lo tiene vivo, è lo stadium che lo tiene in piedi. Vanno sullo stadium per farsi i selfie, per cantare l'inno, vanno a fare il picnic, vanno a fare sullo stadio, invece di unirsi, compatti, aggressivi, contro il nemico numero uno, cioè Allegri, perché è il nemico numero uno della Juventus. È devastante, ha devastato la Juve, che ne dica Galeone, che faceva tanto un altro tipo di calcio d'attacco. Cioè Galeone parla di Allegri quando lui faceva un calcio totalmente diverso. Non scherziamo. E il calendario purtroppo è penalizzante, devo dire che è un calendario penalizzante. La Juve dovrà andare due volte a Roma, il derby col Torino in trasferta, che è una squadra molto particolare, molto delicata. Ci troviamo di fronte ad una situazione davvero molto imbarazzante per quanto mi riguarda. È una Juve che non dà fiducia, ma che è forte in tutti i reparti, distrutta da Allegri. È la squadra più pagata del campionato, è la squadra che costa di più, è la squadra col monte ben più alto, il monte ingaggio più alto. È una squadra forte in tutti i reparti, anche a centrocampo. Mai leccaculo. Ci narrano di una Juve scarsa a centrocampo, che è inferiore, ma qua è inferiore, inferiore a chi? Ma inferiore a cosa? È una squadra che ora rischia seriamente di uscire dalla Champions League per quello che si è determinato, perché per la forza che aveva doveva vincerlo questo campionato, doveva vincerlo. E purtroppo si sta verificando, stanno verificando cose gravi, molto gravi, che Allegri ha combinato, ne ha fatte di tutti i colori. Ma non giocherà Vlahovic. Speriamo che recupera Kane e mette Kane, ma non lo metterà mai. Giocheremo con Milik centravanti, il più scarso giocatore d'Europa. Allora, anche qui, Giuntoli portava giocatori sconosciuti a Napoli. Poi entravano in campo ed erano dei campioni. Quindi ha portato UEA e gliel'ha distrutto, perché l'ha portato Giuntoli UEA, anche se è venuto prima. Gli ha portato al Carez infortunato. Jalò non l'ho fatto mai vedere. Cioè non li fa giocare, se ne frette proprio. Cioè questo è diventato il padrone della Juventus. Fa una guerra ai dirigenti in maniera vergognosa, scandalosa. Poi fa parlare Branchini, poi fa parlare Galeone, poi va lui in conferenza stampa e butta zeppate.
cioè ha creato un casino enorme ha combinato, altrimenti questo scudetto non lo perdevamo mai, nonostante la truffa della FIGC, dell'AIA, perché è una truffa quello che si sta verificando. Perché là dove finiscono i demeriti di Allegri, lì cominciano gli scandali della federazione, perché non si può portare una squadra come l'Inter fino a questo punto. Ecco perché ci sono i 15 punti di distacco fra l'una e l'altra. Da una parte l'incompetenza di Allegri, dall'altra questo sistema marcio che in maniera palese vuole dimostrare di portare l'Inter, perché fanno a gara sia la componente di Pacifici all'interno dell'area settore arbitrale, sia la componente di Trentalance. Due componenti che hanno i loro affiliati, che vanno in campo a fare l'arbitro, a fare i quarti uomo, a fare gli assistenti, a fare i varisti. È una guerra indestina. La FIGC, l'area settore arbitrale andrebbe commissariata la FIGC e l'area settore arbitrale. Con Malagò che nelle ultime ore ha dichiarato che può succedere un terremoto grave se Gravina venisse indagato poi per altro, perché adesso si è autodenunciato, si è autoindagato per prendere visione di quelle che sono le sue spiate, quelle che, come le hanno spiato. Ma a me non me ne frega, Gravina è, per me è innocentissimo fino al terzo grado di giudizio. Per me Gravina deve dimettersi per lo scandalo del calcio italiano, ve l'ho detto nel video precedente. E vi ricordo che ora è partita la corsa ad eliminare la Juventus dalla Champions League. Vedremo cosa succederà tra Barcellona e Napoli, perché a me sta cosa mi puzza. Vedrete cosa succederà a Barcellona e Napoli, chi designeranno e come tenteranno di far qualificare il Napoli per farlo andare ai mondiali per club. Ma c'è di più, c'è la situazione è molto grave, ma molto grave, relativa al fatto che hanno mandato Guida a fare Juventus-Atalanta. Guida, perché adesso è partita la voglia di cacciarla anche dai primi quattro posti. Infatti la Roma è portatissima, non tanto dagli arbitri, ma diciamo dalla stampa. De Rossi gioca meglio sicuramente, molto più motivata, ma ha fottuto anche 4 gol a De Zerbi, vi voglio ricordare, visto che ne abbiamo parlato. Sono andato a Foggia, sono andato a Benevento, sono andato a Sassuolo, un pluri esonerato fatto diventare dalla stampa un mamma santissima di allenatore, un po' come De Zerbi, come quello del Bologna, il quale ha indovinato 20 partite nella sua carriera di allenatore, già l'hanno fatto diventare l'allenatore che deve allenare chissà che cosa, e vorrebbero appiopparlo alla Juve. Ma la Juve che? Ma la Juve cosa? I disastri di Allegri solo Conte può aggiustarli, nessun altro più. Qui ci vuole uno che si mette e aggiusta tutto. Che facciamo, esperimenti? Andiamo a prendere altri esperimenti, facciamo la fine di Maifredi con questo Tiago Motta. Ma Tiago che cosa? Se stessi a Bologna, vi faccio vedere come il Bologna si caga sotto con l'Inter, vi faccio vedere. Perché per la legge dei grandi numeri il Bologna deve perdere. Ma per la legge dei grandi numeri dovrebbe perdere anche l'Inter, quindi potrebbe uscire un pareggio. Io penso che un pareggio potrebbe uscire anche tra Juventus e Atalanta, e alla Juve andrebbe di lusso il pareggio con l'Atalanta, per come Allegri ha derubricato questa squadra, la squadra più importante del campionato, l'ha messa in condizioni di arrangare. Ora un altro infortunio, o come l'arbitro che è vergognoso del San Paolo Maradona, che addirittura va a ammonire Vlahovic dice che è un fallo di squadra. Ma che scherziamo? Ma quante puttanate dobbiamo sopportare ancora? Una ogni giorno, una ogni minuto.
come le puttanate che sentivamo durante il periodo di Suarez, avete visto, dalle intercettazioni, o meglio, dalle spiate, non emerge nulla. Non c'erano indagati. Il procuratore Cantone dovette togliere questa inchiesta di mezzo. Ma non scherziamo. Ma quante cose ancora. E dato che sono contro la Juventus, tutto fa brodo, basta che si va contro la Juventus. Allegri è osannato perché si va contro la Juventus. Altrimenti se la Juventus vinceva, gli insulti più grandi arrivavano ad Allegri. Ricordatevi questo. Ricordatevi tutto questo. E allora oggi il popolo bianconero deve rialzare la testa, a mio modesto parere. Innanzitutto non accettando questo vergognoso e aggressivo, spudorato momento di quello che si sta verificando, quindi reagire attraverso i social, attraverso i cori allo stadio. Lo stadio è un palcoscenico troppo importante per sottovalutarlo, per tenerlo in silenzio. Lo stadium diventa il megafono importantissimo per prendere le distanze da questo schifo che si sta verificando, invece no, signore e signorine, signorinelle che si fanno i selfie lì sopra, invece di gridare forte il dissenso a questo schifo. Ma qualcosa dovrà pur succedere. Qualcosa deve pure avvenire, non è possibile che si fa vincere il campionato imbrogliando ad una squadra in questo modo, non è possibile. È inimmaginabile. Mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessini, attivare la campanella delle notifiche e mettere un like se lo ritenete opportuno. Ricordatevi, è partita la corsa a eliminare la Juventus dai primi 5 posti. È partita questa corsa, vedrete gli arbitri cosa combineranno, come quando eravamo punto a punto con l'Inter e ogni partita avevamo 5, 6, 7, 8, 9, 10 episodi volutamente contro, con gol annullati, gol... Vi faccio vedere cosa faranno per non far entrare la Juventus nei primi 5 posti. Alla prossima.